Ben ritrovati nei nostri studi, siamo alla seconda parte del nostro TG Mattina e ricominciamo dalle notizie dell'ultima ora, dall'allerta meteo sulla Calabria. Ieri è stata una giornata di piogge intense in varie zone della regione, in particolare previsioni insomma, di temporale allerta meteo con aria fredda che dovrebbe arrivare nella giornata odierna, si prevedono alla punta dello stivale. Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, tra cui appunto la Calabria, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche ed idrauliche. Questi ovviamente i fatti delle ultimissime ore. C'è anche una notizia di cronaca che arriva dall'ospedale pugliese di Catanzaro, dove un degente avrebbe dato fuoco al suo letto. L'incendio è stato prontamente spento dagli addetti ai lavori. Torniamo sulle cronache interne dei principali giornali della nostra regione. Ripartiamo dal quotidiano del Sud, Mafia Capitale, la Coop che preoccupava Carminati, la Lucana Auxilium partecipò al bando del CARA di Mineo, ma in quel caso non riuscì a rompere il dominio di Odevaine. L'ex NAR intercettato, loro sono grossi, Buzzi però insiste, se ne fregano perché c'hanno i prefetti dalla loro parte. Ancora i fatti calabresi, Lamezia Terme, Sonni, nessun apparentamento, l'annuncio dell'aspirante sindaco del centro-sinistra, venerdì presenterò la mia giunta, ovviamente in caso di vittoria. Nessuna intesa formale per il candidato, dunque di PD ed altre forze civiche, in vista del ballottaggio. Musolino di Forza Italia interviene invece sul caso Platì, la città del Regino non ha bisogno della difesa di Magorno, così dopo la provocazione di Salvini, l'esponente azzurro. Siamo nel Crotonese, Ciro Marina tenta di uccidere il marito a coltellate, l'uomo è grave, la difesa la inseguiva con una pala, lei ha reagito, arrestata la donna dopo la lite per futili motivi, lei voleva andare al cimitero, lui no, davvero incredibili le ragioni di questo diverbio, poi sfociato in una lite. Ci fermiamo un attimo per la nostra rubrica Verde Regione. Bentrovati a Verde Regione, oggi siamo a San Lorenzo del Vallo, al caseificio artigianale Cipolla, vedete alle mie spalle si stanno facendo delle ottime provole e io sono con Giovanni Cipolla, il titolare di questa azienda agricola che ha tanti capi, tanti animali, ma si occupa, ecco, come avete visto, anche della trasformazione. Allora parliamo intanto di quello che abbiamo visto fuori, quanti capi avete più o meno? Allora, abbiamo un'azienda che ha circa 60 capi in produzione, riusciamo a produrre 500-600 litri di latte al giorno che trasformiamo direttamente e vendiamo a livello locale. Ecco, la vostra è un'azienda familiare, quanti dipendenti avete? No, siamo tutti in famiglia, un'azienda familiare, lavoriamo tutti. Lavorate tutti insieme, producete dalle ricotte alle provole, qual è il prodotto che va di più? E la mozzarella e la provola sono i punti di forza dell'azienda. Questi sono naturalmente tutti prodotti, insomma, biologici, comunque tutti senza conservanti, senza... No, nessun conservante, sono composti da latte, caglio e sale, niente conservanti. Lavoriamo prodotti freschi giornalmente, quindi riusciamo a smaltirli in pochi giorni. Dove finiscono i vostri prodotti? Nel territorio, nei paesi limitrofi, tra Spezzano, San Lorenzo, arriviamo anche a Cosenza. Arrivate anche alla grande distribuzione o questo è un passo che ancora non siete riusciti a fare? Non l'abbiamo fatto ancora, no. Lo farete? Pensate comunque di farlo da qui a breve? Ci stiamo pensando, ma ancora siamo con un mercato locale. Bene, grazie a Giovanni Cipolla per essere stato con noi, per averci parlato della sua azienda. Grazie a voi per averci seguito. Alla prossima. Bene, noi rientriamo in studio e riprendiamo l'analisi dei principali quotidiani. Ricominciamo dal Fatto Quotidiano con lo scandalo Mafia Capitale, analizzato questa mattina nel dettaglio dal quotidiano che appunto si sofferma proprio su alcuni affari, su alcune vicende decisive per arrivare a determinati obiettivi e determinati risultati. Mafia Capitale dalle finanze nel 2014
2015 il Ministero denuncia affidamenti irregolari alle Coop. La notizia veniva riportata poc'anzi, come avete visto, anche sulle pagine del Quotidiano del Sud. A sinistra, Rodotà contro Renzi, indagati al governo e garantismo peloso. Invece l'altro fatto della giornata sono le elezioni in Turchia con la sconfitta di Erdogan, che perde la maggioranza curdi in Parlamento per la prima volta. E poi ancora sempre il fatto con l'editoriale di Ferruccio Sanz: quanto sei bella e malata, cara Roma, è l'acronimo SPQR trasformato in sono perduti questi romani. Cronache interne, sempre da questo giornale: Ministero e Comune già sapevano nel 2014, ancora Mafia Capitale. Il Dicastero delle Finanze segnalò al Campidoglio irregolarità degli affidamenti sugli appalti di due Coop legate a Buzzi. Sempre all'interno del fatto, hanno in ostaggio le commissioni, istituzioni allo sbando. Qui ovviamente si parla di Galan, che ormai è ai domiciliari, altri big sono alle prese con accuse e guai giudiziari, eppure dirigono, fanno parte di strutture fondamentali di Camera e Senato e nessuno li rimuove. Rimaniamo su questo giornale, parliamo adesso di una grande illusione. Truffa o non truffa? Cosa cambiava? Vedete Simone Perotti che spiega come a questo punto come bisogna in qualche modo prevenire alcuni episodi. Nessuno era stato promosso, inutili gli straordinari, il lavoro nei weekend, i troppi signor sì, si era ritrovato sulla testa un direttore trentenne investito come Hogrant e la cadenza milanese, quella che si mangia le parole, e si era verso aprile. Dettagli appunto in questo pezzo di Simone Perotti. E ancora Alessandro Ferrucci sotto il sole di Mafia Capitale, approfondimenti a Ragghiosa questa mattina sul Fatto Quotidiano. Fin qui le pagine interne dei giornali nazionali, adesso torniamo sulle pagine dei quotidiani calabresi invece e ricominciamo proprio da un argomento che abbiamo trattato poc'anzi, e cioè il ballottaggio di Lamezia Terme. La terza città della Calabria sceglierà domenica prossima il proprio sindaco, il successore di Gianni Speranza, che ha amministrato per 10 anni. In lizza Paolo Mascaro e Tommaso Sonni. Il punto della situazione non lo facciamo in questo servizio. Nessun apparentamento, nessun accordo, ma solo l'inserimento di alcuni punti programmatici degli altri competitor. Tommaso Sonni si presenterà così al ballottaggio di domenica prossima contro l'esponente del centrodestra Paolo Mascaro, riuscito a raccogliere al primo turno il 42% dei consensi. Sonni chiede che chi vincerà offra la presidenza del Consiglio ad un esponente della parte avversaria come simbolo di innovazione e rasserenamento del clima politico in città. Promette poi lo sfoltimento delle spese di rappresentanza politica, l'uso di dirigenti attinti delle risorse umane del comune e la composizione della giunta tramite criteri di affidabilità, competenza e professionalità, membri che non abbiano ricoperto cariche di governo nelle precedenti amministrazioni, con particolare attenzione alle donne. Dai programmi degli ex competitor, Sogni adotta la strategia rifiuti zero dal Movimento 5 Stelle, la città delle muse dei Dei Movimento, il polo termale e l'ente fieristico regionale dal Movimento Labor. Le cronache vibonesi, quotidiano del Sud, perché per una città che deve ancora conoscere l'esito delle amministrative ce n'è una che ha già voltato pagina, appunto Vibo Valencia. Arrivano questa mattina le proposte della CGIL al nuovo sindaco Elio Costa, che è capo di 7 liste civiche, ha stravinto le elezioni comunali di domenica scorsa. Il segretario provinciale De Nardo auspica un tavolo aperto sui problemi della città, ricordati le vertenze in atto e i problemi sui servizi essenziali. Ancora dalle cronache vibonesi del quotidiano, Easy Driver arriva appunto in provincia, tra motori, arte e natura, la truppa ha percorso le strade del territorio, brand della RAI che fa conoscere da 18 anni il bel paese attraverso le immagini. Da Vibo a Lamezia, 3 scuole a rischio autonomia, situazione delicata al Don Milani, Leonardo da Vinci, l'ufficio scolastico regionale ha pubblicato gli istituti che al momento risultano sottodimensionati.
La Locride, Monasterace, conti comunali al vaglio, 700.000 euro di avanzo di amministrazione, tutto vincolato in consiglio il bilancio illustrato dall'assessore Zannino. Piana di Gioia Tauro, sempre dalle cronache del quotidiano, il PD è alla ricerca della verità, il partito non si rassegna alla scelta delle dimissioni dei consiglieri di Rosarno, la segretaria Mancuso, il silenzio assordante dei responsabili è al momento oscuro. Da Gioia Tauro a Reggio, sul lungomare trionfa lo sport, festa grande per i giovani, i cittadini partecipano alla domenica speciale, è stata un'occasione per promuovere la città ed esaltare i veri valori. La provincia dello Stretto, Villa San Giovanni, multe morali contro l'inciviltà, iniziativa di trombette del comprensorio Giovanni XXIII, modo per dire basta alle macchine parcheggiate selvaggiamente sul territorio, dallo Stretto alla Sila, Cosenza. Ho avuto paura e sono fuggito. Far West in centro ha negato di conoscere il pistolero in sello allo scooter, identificato uno dei uomini coinvolti nella sparatoria di sabato sera. Chiarirlo Marco Cribari questa mattina dalle pagine del quotidiano. Il centro storico apre invece agli immigrati, i piani dell'amministrazione comunale per l'immobile del XV secolo, Palazzo Gervasi diventerà sede di formazione linguistica con sale adibite al culto. Da Cosenza a Catanzaro, Giovino in Pineta, prove d'estate, le gare organizzate dal CONI in adesione alla giornata nazionale dello sport. Nonostante la pioggia, molti giovani e i giovanissimi in gara. All'ombra del platano di Cassiodoro, un altro progetto curato dal Dipartimento di Biologia e Scienze della Terra dell'Unica, l'Istituto Agrario Bis, il primo posto al concorso Natura e Cultura. Crotone, dopo i raid, 20 famiglie in subbuglio, racket in ripresa, parla questa mattina l'imprenditrice Fiorino: con onestà manteniamo i posti di lavoro. Così l'amministratrice che gestisce le pizzerie finite nel mirino della notte di fuoco. Queste erano le cronache del quotidiano del Sud. E adesso andiamo a scoprire insieme qual è il santo di questa giornata. Oggi 8 giugno si venera San Medardo. Medardo fu un vescovo franco del VI secolo e venerato come santo della Chiesa Cattolica. Intrapresa presto la strada del sacerdozio, Medardo divenne vescovo di Tournai e successivamente vescovo di Noyon, unendo nel 534 le sue sedi vescovili. Il vescovato durò dal 530 fino al 545. Ancora dalle cronache interne dei principali quotidiani calabresi, è il momento del garantista. Ricominciamo dalle vicende che interessano la Sorical. Crotone senza acqua, Sorical e Soacro e Ferri Corti, cittadini a secco, i big della politica pitagorica continuano a chiedere interventi urgenti al governo Renzi. Poi ancora dalle pagine interne, no al funerale del boss, non vidi davvero Don Stilo, nel 90 la confessione dello storico Zitara, scrissi in un articolo di averlo visto ma fu una leggerezza, si trattava di una voce che non mi presi cura di verificare anche perché all'epoca ero avversario politico. Stagliano si servì del brano nel suo libro del 79, lezione di umiltà da parte dell'intellettuale di Siderno. Mi indicarono uno dicendomi che era lui, io però non lo conoscevo. Catanzaro, degrado e incuria nella periferia della città, quartiere Siano, panchine inaccessibili per la vegetazione, rifiuti sparsi tra le strade, palme lasciate in pasto al punteruolo rosso, i cittadini vivono ormai tra rassegnazione e malcontento insieme alle associazioni che denunciano l'abbandono della zona e l'assenza delle istituzioni. Ancora da Catanzaro ci spostiamo a Lamezia, Sonni, nessun apparentamento, utili però gli incontri, il candidato annuncia il suo progetto politico entro il 12 giugno, alcuni nomi della giunta, la presidenza del Consiglio ha una forza della minoranza, questa è la promessa che però insomma, fa molto riflettere da parte del candidato del centro-sinistra. Reggio Calabria, riscossione ferma allo 0,35%, impietoso il dato fornito dall'assessore Neri, partiti 22.000 avvisi, ma non sono di questa amministrazione. Sull'aggio da pagare alla società che si occupa dei tributi si discute parecchio in questi giorni, mentre sul futuro dei dipendenti il sindaco tranquillizza tutti e dice risolveremo la situazione. Da Reggio sulla piana di Gioia Tauro, qui c'è il racconto del pentito del clan Molè, che
Ricorda il ritorno della Cosco a Gioia e la trattativa con Mommino. Messiani Mazzacuva spiega ai magistrati come la Cosco aveva reagito all'uccisione di Rocco e come si stava organizzando per riconquistare il proprio posto nella città del porto sotto la regia di Mommo. I dettagli proprio al cospetto di Palma e Musero, i due magistrati che seguono la vicenda. Nella Locride invece questa mattina risalta il caso della bimba nata morta. Il perito mette in dubbio la negligenza medica. Secondo la relazione del consulente tecnico, la causa del decesso non sarebbe addebitabile ai dottori intervenuti quel giorno per far partorire la donna. Questi i fatti principali della giornata. C'è invece un'emergenza che continua ad affliggere la Calabria ed è l'emergenza spazzatura. Non se ne viene ovviamente a capo, ma per il 2017 la regione starebbe preparando un piano che potrebbe finalmente funzionare. Cerchiamo di capirne di più in questo servizio. Impianti al collasso, differenziata che stenta a partire, spazzatura per le strade. L'emergenza rifiuti in Calabria è un problema che va affrontato nell'immediato. Lo sa bene il presidente della regione Mario Oliverio, che ieri, accompagnato dal direttore generale del Dipartimento Ambiente e Territorio, Domenico Pallaria, ha visitato l'impianto di lavorazione dei rifiuti di Salerno. Un modello di efficienza e di buon governo a cui fa riferimento, ha detto Oliverio. Costruito dalla Daneco, la società che gestisce gli impianti di Lamezia e Alli, è stato realizzato dal comune di Salerno con fondi comunitari e in soli 2 anni. Una visita che rientra in un più ampio giro di ricognizione sulle tecnologie già esistenti e che alla fine porteranno il governatore a scegliere il modello per lo smaltimento dei rifiuti che meglio risponde alle esigenze della Calabria e che sia principalmente ad impatto ambientale zero. Il nuovo piano di rifiuti sarà annunciato dallo stesso governatore durante un incontro che si terrà con la stampa a fine mese. Il nostro impegno, ha riferito Oliverio, è volto alla costruzione nella nostra regione di un sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti virtuoso, capace di trasformare, come è avvenuto altrove, i rifiuti in risorsa per la produzione di ricchezza e la creazione di lavoro. Sono necessari 2 anni per mettere a regime un sistema pienamente funzionante. In particolare, secondo il piano messo a punto dalla Regione, dovrebbero sorgere 3 nuovi impianti a Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, ristrutturati quelli di Lamezia e Crotone, e sarà avviata la raccolta differenziata spinta in tutti e 409 comuni. Torniamo sulle pagine dei quotidiani, siamo al momento delle cronache sportive, Gazzetta dello Sport. Questa mattina si parla di mercato dopo la finale di Champions League, ha visto la Juventus sconfitta per 3-1 da un Barcellona nettamente superiore per la verità sul piano del gioco. Higuain, Mandzukic o Cavani, la Juve ricomincia da 3, Pirlo e Tevez sono ormai ai saluti, i bianconeri per migliorarsi puntano a una stella fra i 3 bomber, a una mediana più forte con Khedira e ad un trequartista si parla di Oscar, a questi ovviamente i 3 possibili arrivi a Torino. Poi Formula 1, ieri show di Lewis Hamilton che si conferma leader indiscusso di questa stagione, rabbia rossa, prima volta senza podio per la Ferrari, in Canada doppietta dunque del Mercedes, vince Hamilton al 4° trionfo stagionale, la Ferrari con Raikkonen che sbaglia tutto è soltanto 4ª, Vettel rimonta dal 18° posto ma alla fine è 5º, dunque 3° posto va a Bottas con la Williams. E poi sempre per quel che concerne la prima pagina della Gazzetta dello Sport, Milan d'Oriente, così Mister B ha convinto Berlusconi, il piano per la riconquista del mercato asiatico è piaciuto al presidente, intanto Dani Alves apre a Mihajlovic, io in rossonero sarebbe bello, l'asso del Barcellona non disdegnerebbe un suo arrivo a Milanello. Mercato degli allenatori. Napoli, oggi firma Sarri, Fiorentina Montella o sì o no, si saprà in giornata. Per quanto concerne invece la Sampdoria, Zenga dovrebbe portare Cagni. Più in basso, andiamo ad occuparci adesso dello scandalo FIFA, l'allarme del dirigente della FIFA di Mezzata, a rischio i mondiali di Russia e Qatar, parla Scala, se il voto è corrotto, in bilico appunto i mondiali del 2018 e del 2022. Tutto potrebbe essere rimescolato dopo questo vero e proprio terremoto che ha insomma sconquassato, potremmo dire, l'assetto della Federazione Internazionale del Football.
Cambiamo argomento, ciclismo, il re dell'ora è Wiggins, gran record ma non sfonda il muro dei 55, per il ciclista davvero grande soddisfazione, l'asso britannico porta l'ultimato a 54 km 526 in un'ora, bellissimo stare con i grandi, ha detto, ma il muro dei 55 km non è stato ancora sfondato. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport ed ora il meteo con le previsioni del tempo di questa giornata. Dunque la linea può andare all'ingegner Ugo Notar. Amici, la Cina, giornata di lunedì di stampo anticiclonico, sia pure è caratterizzata da annuvolamenti pomeridiani con brevi fenomeni sull'Appennino centro-meridionale. È una situazione, lo dicevo, di stampo anticiclonico nel suo insieme. Vediamo la mappa colorata in rosso con un anticiclone di matrice azoriana ben evidenziato dalla grafica, ma lo vedremo nella mappa successiva, quella riferita a 1500 metri di altezza, delle macchie gialle provenire dalla Russia quasi in direzione proprio del Mediterraneo centrale a indicare la presenza di correnti fresche che diciamo nel corso del pomeriggio alimenteranno dei fenomeni di breve durata in corrispondenza in particolare del settore adriatico dell'Appennino centro-meridionale e anche della nostra regione, della regione calabrese. È una situazione che si ripeterà diciamo anche nei giorni a seguire. Questa è l'instabilità pomeridiana che peraltro è in linea con il nostro periodo ed è facilitata dal fatto che il territorio, diciamo il suolo, è meno caldo, è ancora abbastanza freddo ed è meno caldo rispetto alle correnti umide provenienti dal mare, dalla fascia tirrenica in particolare. E uno sguardo d'insieme sul nord Italia mostra il simbolo delle nuvole in corrispondenza dell'arco alpino, dove si manifesteranno anche qui fenomeni di annuvolamento e variabilità nel corso del pomeriggio. Sulla catena appenninica saranno presenti annuvolamenti tipo cumuliformi nelle ore pomeridiane, con fasi soleggiate invece presenti in mattinata su entrambi i settori costieri. Temperature oltre la soglia dei 30 gradi un po' sotto il centro d'Italia. Sul meridione d'Italia, lo dicevo, giornata caratterizzata da instabilità per lo più concentrata nella fascia oraria dalle 13 alle 16, le 17, con entroterra e settori appenninici, rilievi montuosi in particolare, caratterizzati da brevi fenomeni, brevi piovaschi nel corso delle ore pomeridiane della giornata. Annuvolamenti sul settore silano, annuvolamenti sull'entroterra crotonese nel corso del pomeriggio, fasi soleggiate invece nel corso delle mattinate anche sui settori costieri della provincia di Catanzaro, sul Tirreno e sullo Ionio. Addensamenti con brevi fenomeni sulle sere, sull'entroterra bimbonese, fasi soleggiate su entrambi i settori costieri della provincia di Reggio, ma con annuvolamenti che si concentrano in corrispondenza delle vette dell'Aspromonte. A seguire una giornata di martedì ancora caratterizzata da valori termici prossimi ai 30 gradi con punte di 31-32 nel corso della mattinata, in particolare in aree distanti dal mare, annuvolamenti sui rilievi della Sila nel corso delle ore pomeridiane, sul Reventino, sull'altopiano delle Sere, con brevi fenomeni possibili e latenti nel corso della fascia oraria dalle 14 fino alle 16, le 17. E fasi soleggiate sui settori costieri della provincia di Reggio con annuvolamenti in corrispondenza delle vette del massiccio dell'Aspromonte. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Ugo Notaro per gli amici di LAC. Bene, non ci sono altre notizie, il TG Mattina di LAC si chiude qui, vi ricordo l'appuntamento con i nostri notiziari, il TG Flash dalle 10 ogni ora, alle 13.45 invece il telegiornale, come ogni giorno per darvi le ultime notizie su tutto ciò che accade in Calabria, ovviamente a 360 gradi. Noi ci rivediamo domattina come sempre alle 7, buona giornata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal lunedì 27 aprile, l'edizione giorno della CNews 24 va in onda alle 13.45. I calabresi sono informati.